hackeriamo il nostro corpo. Parliamo del biohacking. Che cos'è il biohacking? È in realtà un miglioramento personale. Ci sono diversi modi in cui puoi iniziare a incorporare questa metodica nella tua routine quotidiana. Ma vediamo nello specifico su cosa si basa il biohacking. Biohacking è il controllo consapevole del nostro ambiente esterno per ottenere migliori prestazioni sia fisiche che mentali. Tutto questo dal nostro organismo. Sebbene sia una definizione ampia e generica, il biohacking è in continua evoluzione. Implica un'attenzione maggiore a ciò che mangiamo, a ciò che beviamo, a ciò che sentiamo, tocchiamo, ascoltiamo e vediamo. Ci permette di guidare i nostri stimoli esterni per facilitare la realizzazione di una versione più sana, migliore, più performante di noi stessi. Le possibilità sono infinite, ma sono tutte radicate nell'idea che possiamo cambiare il nostro corpo e il nostro cervello e che alla fine possiamo diventare la migliore versione di noi stessi, più sana, più veloce, più longeva, in altre parole, più performante. Cominciamo a capire alcuni dei metodi utilizzati nel biohacking e come questi possono migliorare la nostra vita. Abbiamo un miglioramento della funzione cognitiva attraverso questa metodica, un aumento dell'energia, una maggiore produttività, un miglioramento dell'umore, miglioriamo il sonno, miglioriamo l'equilibrio ormonale, bilanciamo la nostra fame, quindi ci evita di mangiare fuori orario, limitiamo e eliminiamo le infiammazioni, abbiamo una minor propensione alla stanchezza e una maggiore longevità. Questi sono alcuni dei benefici che il processo di biohacking permette di apportare al nostro stile di vita, che ricordiamoci va hackerato, hackerare la biologia del nostro corpo per farci sentire meglio. Mediante il biohacking puoi trasformare il tuo corpo in modo da sentirti più energico, più produttivo e sentire la migliore versione possibile di te stesso, testare i tuoi limiti. Ma il vero beneficio del biohacking è qualcosa che ognuno scopre secondo i suoi tempi e i suoi modi, dato che questi per ogni persona sono diversi fra loro. Non è un metodo universale che ti porta da 0 a 100, ma ti porta da 0 a 100 nel tuo ambito. Ma vediamo come entrare nel biohacking senza addentrarci nel campo più specifico, che è quello dell'editing genetico. Vediamo dei piccoli tips, dei piccoli approcci che possono migliorare il nostro stile di vita e approcciarci al biohacking. Innanzitutto partiamo dall'alimentazione e qui la scelta deve essere verso cibi, alimenti antinfiammatori, quindi limitare ed eliminare l'assunzione di cibi infiammatori, di alimenti infiammatori, iponutrienti e ipercalorici. E fra questi quali sono i principali protagonisti di questo processo? Gli zuccheri, i carboidrati bianchi, quelli che apportano solo zuccheri al corpo, quelli che innalzano il nostro apporto glicemico, quello che ci permette di avere quel picco glicemico. Ecco, dobbiamo eliminarli dal nostro piano alimentare e dobbiamo farlo prediligendo degli alimenti integrali, degli alimenti ricchi di fibre, dei carboidrati ricchi di fibre. Solo così possiamo contrastare questo processo infiammatorio. E a quel punto sbilanciare l'alimentazione verso un regime più proteico, un regime ricco di grassi sani, insieme alla scelta di alimenti integrali e ricchi di fibre, ci permette di dare il primo hacking al nostro corpo, alla nostra alimentazione. Ma vediamo un altro modo per migliorare l'alimentazione e provare ad eliminare volta per volta un alimento per capire se può essere causa del nostro disturbo. Molti di noi hanno delle sensibilità nascoste a determinati alimenti ai quali non si rendono neanche conto. Se si sospetta che un determinato alimento che è nella nostra dieta ci
provoca questo disagio, possiamo eventualmente eliminarlo per un periodo ben definito. E questo periodo quale potrebbe essere? Dalle 3 alle 5 settimane. Se vediamo che dopo aver mangiato quel determinato ingrediente ci sentiamo gonfi, ci sentiamo stanchi, ci sentiamo apatici, ci porta a costipazione o dissenteria, a quel punto lavoriamo con questo approccio. Se dopo questo periodo di tempo non è cambiato nulla e si hanno ancora i disturbi, cerchiamo di individuare all'interno del pasto l'altro alimento e facciamo la stessa cosa. Per permetterci di fare questo, ovviamente abbiamo bisogno di due strumenti, una penna e un quaderno, o meglio, del diario alimentare. Un altro fattore da considerare nel biohacking è il sonno. Quanto dormiamo è molto importante. Molti di noi non hanno un sonno appropriato. Se si riposa meno di 7 ore per notte, significa che si sta privando il nostro corpo del sonno sufficiente per permettere al nostro organismo di recuperare le forze. Ricordatevi questo, il ritmo sonno-veglia è molto importante, ma non è solo importante quello, è importante anche la quantità di sonno e la qualità. Migliorare il nostro sonno non è difficile e adesso vediamo quali sono i tips che possiamo mettere da subito in pratica. Ovviamente la prima è sviluppare una buona igiene del sonno. Cosa vuol dire? Cercare di andare a letto sempre alla stessa ora e svegliarci alla stessa ora ogni mattina. Prima di andare a letto prendiamoci almeno 40 minuti a fine giornata per una sorta di defaticamento mentale. Questo ci è molto utile per metterci in una condizione di riposo. Ritagliamoci un momento piacevole, che sia lo yoga, sia leggere un libro, prepararsi una tisana, ascoltare una musica rilassante o anche meditare. Rallentiamo il ritmo. Oggi siamo in un'era tecnologica e ci sono tanti strumenti e app che ci forniscono informazioni sul monitoraggio del sonno. Ecco, utilizziamole. Scarichiamo una semplice app sul nostro smartphone o sul nostro fitness tracker, sul nostro orologio. Questo può aiutarci a tenere traccia delle oscillazioni naturali dei nostri schemi di sonno durante tutta la notte. Qui nei commenti ti riporterò un elenco di app che ho provato e nel tempo si sono rivelate utili. Ci danno informazioni sui cicli del sonno e quelle che ho testato sono Sleep Cycle, Sleep Time, Pillow. Ma passiamo a parlarti di un altro aspetto, i battiti binaurali. Molti di noi non hanno mai sentito parlare di battiti binaurali. Ma cosa sono? Come funzionano? In estrema sintesi, i battiti binaurali sono un insieme di toni udibili che risultano ad una frequenza che imita le frequenze delle nostre onde cerebrali. Mentre si ascoltano i battiti binaurali, si incoraggia il cervello a simulare specifici stati di consapevolezza. Quindi vi sono quelli per l'eccitazione, vi è quello per il rilassamento, bene, in base alle proprie esigenze. Nel web potrai trovare diversi brani basati sui battiti binaurali ed esistono anche delle app, te le riporto per sintesi nei commenti, fra queste Brain Waves, Binaural Beats, Therapy. Una finalità a cui mira il biohacking è quello della longevità. Longevità vuol dire non aggiungere anni alla propria vita, ma vita a quegli anni. Correre una maratona, per esempio, a 60 anni è sì fattibile, ma quali sono i risvolti negativi? E qual è l'approccio? Avete goduto di quella determinata gara? No, cosa ben diversa nella fascia d'età tra i 25 e i 35 anni. Perché vi cito questa fascia d'età? Perché è lì dove il corpo umano ha la massima espressività, dispone delle massime disponibilità ed è lì che si vuol mirare, cercare di riportare indietro il nostro orologio biologico e non anagrafico, permettersi di godere di quei momenti dal punto di vista del benessere sportivo, del benessere mentale e anche e soprattutto del benessere sessuale. Bene, questo è solo un piccolo accenno di quello che il biohacking può fare. Se ti è piaciuto questo video, cerca su Facebook il gruppo Biohacking Italia, del quale sono amministratore e con il quale pubblicheremo
nei prossimi mesi diversi studi sui temi che vi ho riportato. Iniziamo a riprendere le sane abitudini e a modificare un po' per volta, come succede per l'alimentazione e la sensibilità a determinato alimento, le nostre abitudini. Condividete pure questo video con chi amate e noi ci vediamo nelle prossime settimane.